Avete sentito, cari telespettatori, le conclusioni scientifiche del professore Giulio Tarro? Ma noi con questo piccolo speciale che stiamo facendo sul virus cinese, ecco, vogliamo, come dire, affrontare un altro versante. E la domanda che io vorrei fare al nostro notista economico, che è sempre ben informato, è questa, ed è una domanda in un certo senso che può sembrare bizzarra, ma non lo è. Può, ecco, una epidemia o pandemia, come la si voglia chiamare, fare addirittura da detonatore di una esplosione economica mondiale, perché si parla di un nesso proprio tra epidemia da un lato e quello che sta succedendo sui mercati internazionali, con crolli di borsa, prezzi del petrolio che vanno giù, insomma un quadro non molto roseo. Com'è la situazione, Dino Sorgonà? Allora, innanzitutto, non è il coronavirus in quanto tale che potrà produrre effetti positivi e negativi, ma è l'impossibilità di valutare oggi quanto durerà questa paura e l'incertezza che frena la crescita internazionale a partire dalla Cina del coronavirus. Quindi non la malattia, ma gli effetti della malattia sul fattore stabilità, quello che abbiamo sempre detto. L'economia e i mercati girano su un problema di fiducia e di stabilità. In questo momento è tutto fermo. Dalla Cina i segnali sono preoccupanti, è tutto bloccato. Le aziende chiudono, molte aziende dell'Europa e anche degli Stati Uniti hanno chiuso i loro negozi, i loro store, le loro fabbriche. Ecco quello che si sta producendo in Cina. E l'effetto l'abbiamo visto ieri, dove la borsa ha bruciato, la borsa di Shanghai e Shenzhen, che aprivano per la prima volta dopo il capodanno lunare, che hanno perso, ha bruciato 420 miliardi. Ora, che succede? Questo blocco totale delle aziende cinesi e degli investitori, o diciamo occidentali in Cina, stanno producendo un effetto macroscopico. Si diceva è come la SARS nel 2003. Non è proprio così, perché allora l'economia cinese aveva un valore di 1.600 miliardi, 1.660. Oggi l'economia cinese vale 14.600 miliardi, 2/3 del PIL degli Stati Uniti e un punto di crescita dell'economia mondiale, quindi lo 0,2 del PIL mondiale. Poi tenete conto di una cosa, allora nel 2003 i voli cinesi volavano 9 milioni di persone, adesso volano 55 milioni di cinesi l'anno, per darvi quelle che sono le cifre che possono risaltare agli occhi. È bastato che la Cina desse una frenata e le importazioni del petrolio sono scese ieri del 20%. Questo per quanto riguarda l'economia mondiale e oltre alle importazioni di petrolio stanno venendo giù anche le importazioni di materie prime che servivano a questo colosso dell'economia mondiale a produrre beni. La Cina accusa gli Stati Uniti di star seminando panico su questa, come dire, diffusione del virus.
e in controluce si può leggere che non è questa soltanto un'affermazione politica, c'è qualche cosa di più sostanzioso dietro, cioè sul virus si combatte anche una battaglia economica tra Cina e Stati Uniti, o no? È una guerra economica. Gli Stati Uniti hanno aspettato che la Cina abbassasse la guardia per dare, diciamo, un pugno nello stomaco. E il pugno nello stomaco prima era stato dato coi dazi. Adesso, siccome la Cina stava vincendo una battaglia tecnologica, gli Stati Uniti gli stanno dando una lezione di stile. Hanno cominciato a chiudere un po' tutte quelle che erano le loro multinazionali, diciamo, tecnologiche, i loro negozi, le loro fabbriche, e la Cina risente, perché la Cina, tra l'altro, era un grosso importatore, anzi il più importante esportatore di merci negli Stati Uniti. E questo vuol dire che quando anche l'economia cinese riprenderà a produrre, questi effetti si faranno sentire all'interno del grande continente cinese. E come si faranno sentire? In termini di consumi interni, perché l'economia cinese, fino adesso il volano dell'economia cinese era le forti esportazioni nel mondo occidentale e soprattutto negli Stati Uniti. Ecco, allora, l'argomento al quale stavi accennando. Allora, Italia, Cina, la via della seta per noi sta diventando un po' impervia adesso, è così? Non c'è dubbio, quando furono firmati a marzo questi accordi di collaborazione, quindi si era andato un passo in più rispetto agli altri 12 paesi europei che avevano firmato l'accordo sulla via della seta, l'Italia aveva fatto un passo in più, aveva fatto una collaborazione vera e propria con il Pechino, e che tra l'altro veniva preso una decisione importante, quello dell'incremento del turismo cinese in Italia. Il turismo cinese in Italia l'anno scorso è stato tra i 3 milioni e mezzo e i 4. Sembra una cifra enorme, ma non è così. Negli altri paesi cinesi ce ne sono molti di più, e quest'anno l'accordo era di superare questo limite. Quindi avremmo avuto un turismo maggiore. E per capire i danni di questa crisi sul turismo italiano basta vedere i dati. Tra gennaio e febbraio noi l'anno scorso abbiamo avuto la visita di 450.000 cinesi, quest'anno zero, no uno, zero. Tra gennaio e febbraio quindi la nostra bilancia del turismo comincia a risentire. Qual è l'altro problema? Noi diciamo che eravamo più importatori che esportatori nei confronti della Cina, perché esportavamo per 13 miliardi, ma importavamo 31 miliardi di beni, ma i beni nostri erano, diciamo, di maggior valore aggiunto, perché cos'erano? Erano i prodotti del lusso e le macchine tecnologiche, anche se importavamo prodotti tessili e prodotti elettronici. Quindi là noi veniamo colpiti, quindi il lusso viene colpito. L'Italia è uno dei maggiori produttori di lusso, oltre ai francesi, e noi lì prendiamo veramente una bella stangata che si ripercuoterà per tutto l'anno. L'altro fattore che colpirà il nostro paese sono i trasporti e il turismo. Grazie Dino per questa panoramica molto articolata ma molto chiara e precisa.